Diciamo che ci siamo sperimentati un po' anche in accordo appunto con il comune su una situazione piuttosto leggera, diciamo la chiave è sempre quella della Poti Pictures, quindi piuttosto ironica, dissacrante. Abbiamo giocato un po' con i nostri attori che si sono identificati un po' nel ruolo di cattivi, no, per una volta, e tentano in maniera anche autoironica di truffare appunto la vecchia signora. Ora ti la sto vediamo. Arrivo. Signora, sono Romilo della Luce. Chi? Quello della Luce. Ma che vuole? C'è un guasto, mi hanno chiamato, se mi fa entrare. Ma qual è il numero del mio contratto? Cosa dice? Il contratto. Ma ce l'avrà il numero del contratto? Sei? Chi che sei? Sei una coglione, vedi? Vai, mistero. Il concept è quello di spot molto che cercano la viralità, quindi che girino su WhatsApp, sui social, in televisione e che arrivino, si spera, anche ai nipoti, no? Che possano far vedere ai nonni, perché poi l'obiettivo è quello di sensibilizzare, appunto, l'obiettivo della campagna. Sì, una campagna informativa particolarmente efficace perché è affidata alla nonna, Maria, che appunto riesce a intercettare questi tentativi di truffa. Sono truffe particolarmente odiose perché si rivolgono non soltanto alla popolazione anziana, ma a tutta la popolazione fragile e soprattutto perché sono particolarmente odiose perché fanno leva sui sentimenti. Mi è piaciuto tantissimo farlo, soprattutto farlo per le persone di una certa età, insomma, che sono più a rischio di tutti, insomma. Io interpreto il ruolo della mente, tanto per essere chiaro. Sto impegnando, faccio come disse quell'altro, faccio il mio meglio, mi sento ramposo.